tutti, oggi sono qua per proporvi 5 manga a volume unico. Perfetti se state cercando un manga breve, ma sotto certi punti di vista intenso, visto e considerato che diversi titoli contano innumerevoli numeri, ma anche se è la vostra prima volta con un manga. Iniziamo subito con uno dei miei fumetti preferiti di sempre, ovvero Lei e il suo gatto di Makoto Shinkai e Tsubasa Yamaguchi, che ha curato in questo fumetto i disegni. Questo fumetto ha un prezzo di copertina di 14,90€ ed è edito dalla Dynit. È ispirato al cortometraggio di Makoto Shinkai, Lei e il suo gatto per l'appunto, forse quest'autore vi dirà qualche cosa, visto che è l'autore anche di Your Name, 5 cm al secondo, Il giardino delle parole. Insomma, se avete almeno visto uno di questi film, saprete un po' il mood di questo autore, ben noto per strapparci il cuoricino in mille pezzi. In genere le sue storie sono abbastanza malinconiche. E questa non è da meno. È una storia di per sé molto molto semplice, si focalizza su una ragazza che sta affrontando un grande cambiamento nella sua vita perché vive da sola, ha trovato un nuovo lavoro e un giorno si imbatte in questo gattino che decide di adottare. I giorni scorrono e noi seguiamo il rapporto che pian piano cresce fra questa ragazza e appunto il suo gatto. Storia molto molto semplice, ma per me particolarmente intensa, e penso che lo sarà per tutte quelle persone che hanno un animale domestico a casa. Il punto di forza di questo fumetto è infatti il legame fra animale, diciamo, padrone. Secondo me l'autore sottolinea benissimo in questa storia quanto il legame che abbiamo con gli animali domestici possa essere salvifico nelle nostre vite, quanto sia importante, quanto non siano solo animali. Il tratto non è fra i miei preferiti, è abbastanza semplice, fin troppo scarno per i miei gusti, però per il tipo di storia che viene raccontata, che si focalizza principalmente sui sentimenti della protagonista e in parte anche del gatto, penso che si adatti perfettamente. Si tratta di una storia molto semplice, non aspettatevi una trama particolarmente complessa. Come vi dicevo, il fulcro vero e proprio del fumetto risiede nei sentimenti della protagonista in questo grande cambiamento che sta vivendo, ma soprattutto nel legame super speciale col suo gatto. Fumetto totalmente differente è La mia prima volta di Kabina Gata. Edito J-Pop al prezzo di 10€, si tratta di una storia autobiografica. Parte tutto dalla prima esperienza sessuale della protagonista, nonché autrice. A 28 anni si ritrova senza avere avuto alcun rapporto e vuole rimediare chiamando una escort. Parte così la storia, che in realtà non si focalizza esclusivamente su questa prima esperienza, ma va a indagare molto a fondo i sentimenti dell'autrice, che non riguardano esclusivamente la sfera sessuale, ma anche il suo rapporto con il suo corpo, i disturbi alimentari, la depressione. È una storia per nulla leggera, nonostante l'autrice cerchi spesso di sdrammatizzare. Si rappresenta infatti in maniera abbastanza buffa. Inoltre i disegni non sono solo in bianco e nero, ma c'è anche un tocco di rosa che secondo me smorza ulteriormente le tematiche trattate. Ha uno stile particolarmente graffiante che non lascia indifferenti, non può lasciare indifferenti. Secondo me è in grado di parlare di cose così oscure che bazzicano nella nostra testa, con una sincerità che fa quasi male. È la lettura perfetta se state cercando una storia vera, se avete più o meno l'età dell'autrice e vi sentite fuori posto, non sapete che cosa fare della vostra vita, vi sentite senza futuro. Proseguiamo con un manga edito Bao Publishing, ovvero I doni di Edo, di Koichi Masahara, a un prezzo di copertina di 7,90€. Si tratta di una raccolta di storie. Sapete che non sono una grandissima fan delle raccolte di racconti, questa però mi ha colpito particolarmente perché è tutta incentrata sul Giappone antico e tradizionale. Infatti, nonostante le varie storie sembrino slegate fra di loro, c'è in realtà un filo conduttore, rappresentato in primis dalla città di Tokyo, un po' protagonista di queste storie, ma come vi dicevo anche dalle tradizioni. È stato per me molto curioso veder raccontare il Giappone antico con uno stile, diciamo così, moderno. È molto particolare il tratto dell'autore, si differenzia da diverse altre opere, magari manga mainstream a cui ormai
tante persone potrebbero essere abituate. Non c'è magari molta diversità nei personaggi, soprattutto nei volti, tendono ad assomigliarsi andando avanti con le storie, però ho apprezzato molto le ambientazioni, la cura dei dettagli, soprattutto nei tessuti, nei vestiti. L'ambientazione però non è l'unico filo conduttore di queste varie storie, che sono unite anche dalle tematiche affrontate dall'autore, come ad esempio la famiglia e il ruolo dei vari singoli personaggi, soprattutto dei protagonisti, all'interno della società in cui vivono. Due tematiche abbastanza quotidiane ma anche attuali, e questo mi è piaciuto perché nel momento in cui l'autore racconta una storia molto lontana da noi, non soltanto temporalmente ma anche fisicamente, geograficamente parlando, è stato bello poter appigliarsi a queste storie, potersi rivedere anche in minima parte, soprattutto per quanto riguarda il tema della famiglia, che non è inteso esclusivamente come famiglia di sangue, ma in certi momenti anche di famiglia allargata. E soprattutto si indagano un po' quei sentimenti di personaggi che appunto diventano famiglia, diventano perché magari si innamorano e vogliono costruire un futuro assieme, oppure sono costrette, diciamo, a ritrovarsi sotto lo stesso tetto e inizia un vero rapporto di stima reciproca, di affetto, di quotidianità. Sono tutte cose che ci vengono raccontate magari a piccole dosi, ma che mi ha fatto molto piacere ritrovare in questa storia. Per quanto riguarda invece il sentimento un po' di trambusto che sentono alcuni protagonisti di queste storie, perché non sanno effettivamente che cosa fare, in alcuni momenti si trovano di fronte ad una scelta, che cosa fare secondo quello che loro reputano giusto e che cosa fare seguendo quello che invece la loro famiglia, la società, si aspettano da lui o da lei, anche se devo dire che sono molto più i personaggi e protagonisti maschili. In più di un'occasione i personaggi femminili sono un po' lo sfondo, sono un po', tra virgolette, maltrattati, non perché l'autore abbia qualcosa verso i personaggi femminili, ma perché raccontando di un'epoca così lontana in cui effettivamente le donne non sempre avevano voce in capitolo, non sempre potevano permettersi di dire la loro, è normale che abbiano un ruolo in certi momenti abbastanza secondario. Arriviamo a un titolo abbastanza tosto, che forse non molte persone consiglierebbero come primo manga, ma che io mi sento in dovere di consigliarvi in questo video. Questo perché secondo me è uno di quei fumetti che vanno letti prima o poi nell'arco della propria vita. Il titolo in questione è L'uomo senza talento di Yoshiharu Tsuge. Edito Canicola al prezzo di 19 euro, come vi dicevo, è il fumetto che dovete assolutamente leggere, soprattutto se pensate che i fumetti, in particolare i manga, siano esclusivamente per ragazzini, sia che pensiate che i manga in particolare siano sempre o comunque spesso frivoli, superficiali. In linea generale, se state cercando una storia che probabilmente non vi farà dormire la notte, non perché sia horror o qualcosa di particolarmente spaventoso, ma è una storia che a me personalmente ha fatto riflettere tanto e, tra virgolette, mi ha messo un po' di angoscia. Il protagonista della storia è appunto l'uomo senza talento, un uomo che non spicca particolarmente in nessun campo, che non ha una dote particolare e che non ha nemmeno una particolare aspirazione nella vita. In passato era un mangaka, ma ha deciso di abbandonare questo mestiere perché i manga non verranno mai considerati vera arte. E quindi inizia a fare dei lavoretti, come ad esempio vendere i sassi che trova lungo il fiume. Ovviamente questa è una situazione molto precaria che creerà diverse difficoltà all'interno soprattutto del suo nucleo familiare, perché non sono vere e proprie mansioni, non sono, diciamo, lavori che gli porteranno veramente dei soldi in tasca. Lui stesso è ben consapevole di tutto questo e anche della, diciamo, mediocrità a cui si è ridotto, ma non sembra intenzionato a smuoversi. Alla storia del protagonista si uniscono poi tante piccole altre storie di personaggi secondari con cui viene a contatto il nostro protagonista, che parlano bene o male tutte della stessa cosa, ovvero di quel ruolo un po' incerto che hanno alcune persone all'interno della società. Di tutte quelle persone che non hanno una dote particolare o un'aspirazione, che non spiccano particolarmente per qualche cosa e che quindi non hanno, diciamo, un ruolo ben definito, e
che per questo vengono spesso isolate ed emarginate. È una storia particolarmente forte perché, nonostante anche in questo caso ci troviamo in un'epoca e in un posto molto diversi dal nostro, il tema comunque dell'essere emarginati, del non avere un posto, diciamo, ben definito all'interno della società o della famiglia, il sentirsi smarriti, il sentirsi non ad un estremo o all'altro, ma in una posizione incerta, sono tutte sensazioni comunque che si provano anche al giorno d'oggi e che per questo mi hanno fatto molto riflettere. Per quanto riguarda i disegni, mi sono piaciute molto le ambientazioni, molto molto curate, e alcuni oggetti che vengono molto particolareggiati, mentre i volti dei personaggi e i personaggi in generale spesso vengono un po' abbandonati, un po' trascurati nei dettagli. È una storia che parla di crisi esistenziale, di depressione, che parte dalla storia vera comunque dell'autore. È un fumetto drammatico che, come vi dicevo, forse vi darà un po' di angoscia, ma è una storia secondo me assolutamente da non farsi scappare. Finiamo questo video con una nota decisamente più allegra, ovvero Neon Sign Amber di Ogeretsu Tanaka. Edito da J-Pop al prezzo di 6,50€, si tratta di un boys love. I protagonisti di questa storia si incontrano in una discoteca. Uno di questi è abbastanza famoso per essere un donnaiolo, l'altro invece viene scambiato sempre per una persona totalmente insensibile perché quello che prova non riesce a trasparire dal suo volto e dalle sue azioni, essenzialmente. Due persone veramente opposte che in qualche modo però si sentiranno capite avvicinandosi. Se non avete mai letto uno yaoi, questo potrebbe essere un buonissimo punto di partenza, perché alcuni lati della storia sono abbastanza originali, altri ripercorrono elementi tipici del genere. Nonostante sia una storia breve, comunque autoconclusiva, il rapporto fra i due protagonisti non è per nulla affrettato e anche abbastanza credibile, trattandosi di uno yaoi, intendo, visto che alcune dinamiche spesso in questi fumetti sono difficili da intendere, da capire, proprio perché non ripercorrono, diciamo, gli step classici della relazione, del percorso di conoscimento, diciamo, di noi occidentali. Il tratto è molto particolare e raffinato, una cosa che ho apprezzato molto è che i personaggi, a differenza di altri fumetti di questo genere, non vengono rappresentati eccessivamente femminili, ma anzi sono abbastanza mascolini. I volti sono particolarmente espressivi e in questo fumetto sono presenti delle scene sessualmente esplicite, non censurate, però non sono invadenti all'interno della storia, non sono troppo spinte e soprattutto non sono, diciamo, buttate a caso, hanno un loro perché all'interno di questa storia. Mi è piaciuta molto la profondità con cui l'autrice è andata a indagare i sentimenti, non soltanto d'amore, d'affetto dei protagonisti, ma anche proprio il senso di non sentirsi accettati, non sentirsi compresi, non sentirsi a proprio agio sul posto di lavoro in mezzo ad altra gente. Sono sentimenti che, al di là della sessualità dei protagonisti, colpiscono tante persone. Di nuovo, si tratta di qualcosa di molto attuale in cui diverse persone possono rivedersi. Il sentimento di non sentirsi accettati, purtroppo, è molto frequente. E ho apprezzato molto anche il modo in cui in queste poche pagine l'autrice comunque sia riuscita a creare una storia sia leggera e magari dolce per l'aspetto sentimentale, che è un po' più seria e profonda per quanto riguarda le tematiche. Per me è stata una vera e propria sorpresa perché non conoscevo l'autrice. Avendo letto diversi boys love, temevo di rimanere un po' annoiata dalle dinamiche di questo nuovo manga. Così però non è stato, come vi dicevo. Assolutamente consigliato, non lasciatevi frenare da alcun pregiudizio verso il boys love, perché è una lettura che merita assolutamente. Questi erano quindi 5 manga autoconclusivi che volevo consigliarvi oggi. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete letti anche voi, che cosa ne avete pensato e qual è il vostro manga volume unico preferito. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!